L'Agarone Habitat oggi presenta un nuovo prodotto, un nuovo serramento, Lumina, ne parliamo con Pasquale Garone. Quest'oggi siamo giunti a questa giornata dopo un lungo percorso che è partito 3 anni fa, dove praticamente per realizzare questo prodotto abbiamo dovuto fare dei grossi investimenti, prima infrastrutturali. Questo locale dove ci troviamo, questo capannone, è frutto di questo investimento, perché dovevamo ampliare la parte produttiva nel vecchio capannone alla nostra sinistra per poter inserire queste macchine altamente tecnologiche. Il concetto della produzione come c'era un tempo ormai è superata. Oggi si deve lavorare su piccolissime commesse, il mercato è molto frazionato. La grossa cantieristica è finita, ma noi in questo ci abbiamo sempre investito e creduto, perché noi siamo una realtà dove crede molto nella qualità del prodotto e nella sua diversificazione. Infatti nella nostra gamma, oltre alla nuova nata Lumina, abbiamo 3 sezioni di legno e 3 sezioni di legno alluminio, nonché produciamo portoncini in legno di diverse dimensioni e strutture, e produciamo anche delle persiane in alluminio. Quindi Lumina oggi è il coronamento, come dicevo, di questo lungo percorso fatto di grossi investimenti, però siamo stati tenaci e controcorrenti, perché in questo periodo investire, in un periodo in cui il mercato è molto asfittico, noi abbiamo dato la possibilità ai nostri rivenditori di poter dire qualcosa in più e non solo parlare del semplice costo del prodotto, ma dare dei contenuti che vanno al di là. Lumina è appunto la partenza, perché di una nuova stagione, di una nuova era, dove praticamente si andrà sempre di più verso il minimalismo e verso i contenuti tecnici e di alte prestazioni. Per fare questo appunto abbiamo semplicemente spostato lo spessore dell'anta, che usciva sempre e andava a invadere la vetratura, l'abbiamo spostato dietro lo spessore del telaio, e quindi abbiamo ricavato il 20% in più di luce. Da un serramento normale a un serramento Lumina oggi abbiamo un 20% in più di luce. Significa risolvere tanti problemi, specialmente nelle ristrutturazioni e nei centri storici, dove gli infissi storicamente sono sempre molto stretti. Abbiamo ricavato questo, e aumentando la salubrità degli ambienti, cioè aumentando anche l'estetica e la profondità. Maggiore luce, che significa anche maggiore tenuta termica, perché il vetro è un elemento importantissimo per l'abbattimento della trasmittanza termica. Quindi questo è importantissimo, fatto ci ha permesso appunto di migliorare tantissimo le prestazioni. Con Lumina ci siamo anche presi una sfida, abbiamo fatto una scommessa con i nostri clienti, con i nostri partner fornitori. Ognuno di loro ha contribuito a far sì che Lumina sia un prodotto sempre di alti contenuti, a dei prezzi molto molto contenuti e interessanti, anche per dare una risposta alla crisi che ci attanaglia ormai da 7-8 anni nel settore edilizio. Ecco, poi ricordiamo, il nome Lumina nasce da un concorso proprio indetto dalla sua azienda. Esatto, io ho voluto che questo nome doveva essere scelto dai nostri clienti, chi ci ha sempre supportato, chi ha sempre creduto in questa azienda e nei percorsi che abbiamo fatto. Io ho voluto dare la possibilità a queste persone di scegliere il nome e lo slogan. Quindi abbiamo voluto dare fiducia e vogliamo che insieme, creando sinergie tra noi e le esigenze del mercato e dei nostri clienti, andare avanti e migliorare sempre in questo settore, in questo percorso che ci siamo proposti di fare. Ecco, un settore che dà grande importanza al Made in Italy. Sì, il Made in Italy è molto molto sentito all'estero. Infatti io negli ultimi anni sto viaggiando molto per lavoro, infatti sono
tre anni che stiamo lavorando nel mercato sudamericano. E effettivamente tu quando viaggi ti rendi conto che le cose belle, le cose di design, le cose esclusive noi in Italia non abbiamo uguale, quindi dobbiamo sempre portare avanti questa nostra bandiera e migliorare sempre e creare e per vincere la battaglia con il prezzo e i materiali che vengono dalla Cina dobbiamo fare sempre innovazione e noi italiani siamo un popolo che è molto tenace in questo e va avanti nella tecnologia e possiamo fare la differenza in tutto il mondo. Con la Garone Habitat abbiamo un rapporto che si è sviluppato negli anni ma sicuramente ultimamente si è intensificato andando a trovare con questo nuovo prodotto Lumina che oggi qui viene presentato il giusto coronamento alla fusione del rapporto di queste due aziende. Affiancato anche da un altro prodotto Imago, è un alzante scorrevole che fa anch'esso da completamento a questa nuova linea di prodotti Lumina. E sicuramente aziende di questo tipo che fanno dello sviluppo tecnologico, della ricerca, dell'investimento nelle tecnologie creano un giusto connubio per restare vivi in questo mercato che ha sempre bisogno di prodotti innovativi e lo stesso noi come AGB abbiamo bisogno di queste partnership con degli attori veramente presenti anche capillarmente con questa rete di showroom nel territorio che fanno da tramite per portare in azienda le problematiche, le nuove necessità che si sviluppano nel mercato e quindi da questi rapporti possono nascere nuovi prodotti e continuare a fare innovazione sul prodotto finestra. Noi siamo i costruttori delle macchine che producono i sistemi di finestre e questa era una delle sfide più importanti perché quando abbiamo iniziato 3 anni fa l'obiettivo era creare un sistema in finestra che non esisteva, di conseguenza dovevamo innovare la finestra, per innovare la finestra dovevamo rivoluzionare il sistema di costruzione delle macchine. Noi abbiamo accettato questa sfida e abbiamo creato il primo sistema di costruzione macchine che permette di ottenere un minimalismo della finestra in legno. Questo sistema oggi è diventato l'argomento principale di vendita dei serramenti proprio per il motivo per cui il riuscire a portare molto più luce all'interno delle case vuol dire benessere, vuol dire estetica, vuol dire tante cose, vuol dire senza manutenzione e tutto. Per cui la cosa interessante della collaborazione verso Garone è stata proprio questa, realizzare il primo impianto al sud Italia in grado di avere queste caratteristiche di lavorazione. Noi dovevamo portare un argomento di differenza sulle finestre. Oggi uno quando guarda le finestre spesso ha difficoltà di vedere dei motivi che le differenziano. La cosa più importante era fare strategie di vendita nella finestra, dunque creare quegli elementi che prima erano impossibili da realizzare con i sistemi tradizionali. Questo vuol dire permettere a tutti i nostri venditori di avere una voglia di esprimere la vendita in modo completamente differente, in modo molto più tecnologico, in modo molto più gratificante e che permette poi alla fine di ottenere e per il cliente finale e per le aziende che producono quei risultati di marginalità necessari. All'interno di tutto quello che è il panorama work in process è fondamentale comunque avere una collaborazione, una partnership con i nostri clienti stessi, con i quali poi dopo andare a sviluppare non solo delle soluzioni attuali, quindi dal giorno odierno del mercato, ma portare anche la possibilità di evolvere il serramento all'interno di quelle che sono magari delle dinamiche non ancora ben chiare, in quanto quello che si produce oggi non è detto che si produrrà domani, ma la libertà che concedono i nostri macchinari e la possibilità di lavorazione degli stessi danno la libertà al cliente di poter interpretare quello che sarà il volere futuro del proprio interlocutore finale. Questo bene che ha una natura esclusiva, quindi che potrebbe essere inteso come un prodotto di nicchia, difficile da produrre, non è tale in quanto all'interno del nostro sistema di produzione Logos Life Evo e i sistemi combinati quali la Razorline concedono e danno la possibilità di coniugare tutto quello che è l'artigianalità e l'esclusività del serramento ad una produzione industriale, quindi coniughiamo tutti gli aspetti della diffusione di massa con anche l'aspetto comunque del preservazione di quello che è uno stile proprio del serramento in legno artigianale non riproducibile da altri sistemi quali il PVC e la alluminio.